Sensibilizzare i cittadini sull'importanza di compiere piccoli gesti per migliorare i luoghi in cui vivono combattendo l'inquinamento del mare. E questo è l'obiettivo alla base del progetto Clean Sea Life, finanziato dall'Unione Europea, nell'ambito del programma LIFE, che prevede una serie di incontri sul territorio coinvolgendo anche le scuole. Grazie al Rotaract Club Salerno, Legambiente, il Comune di Salerno, l'iniziativa è stata presentata agli studenti del Santa Caterina Mendola del capoluogo nel corso di una conferenza intitolata Un mare da salvare, con una serie di consigli utili da trasferire poi anche alle famiglie. Un incontro che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Marco Meo di Greenpeace ed Eleonora De Sabata, ideatrice del progetto Clean Sea Life. Le soluzioni per combattere il mare di plastica sono semplicissime: non buttare, raccogliere e usare meno plastica usa e getta. Ma non buttare, nessuno di noi è così incivile da gettare sacchetti in giro, però non ci rendiamo conto che alcuni dei nostri comportamenti poi alla fine fanno finire tanti oggetti in mare. Un terzo degli oggetti che troviamo in spiaggia viene dalle attività, da persone che vanno a prendere il sole, a cui sfugge un sacchetto di plastica, una bustina di un gelato, perdono i giocattoli dei bambini, quindi ci vuole molta attenzione. Fin qui l'aspetto dei rifiuti, poi c'è anche il comportamento di tutti i giorni, come ad esempio le famose o famigerate delle bottigliette in plastica. Ah certo, qui a Salerno, comunque nei posti dove l'acqua è buona, possiamo tranquillamente ridurre il nostro uso di bottigliette prendendo una borraccia e riempiendola o alle fontanelle o al rubinetto di casa. E in questo modo possiamo ridurre in una maniera significativa la quantità di plastica usa e getta che usiamo. I ragazzi sono abituati ad utilizzare la plastica tutti i giorni. Noi cerchiamo di sensibilizzarli, ovviamente qui è in atto la raccolta differenziata anche nelle classi, loro hanno vari bidoni per appunto raccogliere, però rientra anche nelle nostre tematiche di cittadinanza e Costituzione, no? Oramai è uno dei temi fondamentali anche per l'esame di Stato, e soprattutto sulle quinte abbiamo come tematica abbiamo scelto lo sviluppo sostenibile, quindi i ragazzi vengono continuamente sensibilizzati a questa tematica. Stamattina sicuramente è stato un momento che ci hanno offerto molto prezioso, è stata un'opportunità per i nostri ragazzi. Certo, non abbiamo potuto coinvolgere tutte le classi, in particolare abbiamo rivolto, diciamo, il convegno ai ragazzi del chimico, perché ovviamente rientra tra, diciamo, le problematiche che trattano anche nei propri programmi. Ci proviamo, però sicuramente le difficoltà ci sono, almeno cerchiamo di arginare appunto il problema abituandoli a raccogliere, a non appunto gettare sulle scale, nei corridoi, nei cortili, tutto questo.